Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare del palazzo che vedete alle mie spalle, un edificio molto particolare che risale agli anni 70, sebbene il progetto sia della metà degli anni 60, che è un altro dei capolavori architettonici firmati da Carlo Mollino, il geniale architetto che ha progettato il Teatro Regio, molto particolare nelle sue soluzioni architettoniche. Già per il teatro in qualche modo ne avevamo parlato e sicuramente ne avete più conoscenza. Non molti invece conoscono appunto il palazzo che ospita la Camera di Commercio. La particolarità, la peculiarità davvero di questo edificio sta nel fatto che all'interno non ci sono pareti portanti, infatti l'intero spazio, l'intero edificio architettonico è sorretto da un pilone centrale come una sorta di ombrello a cui quindi poi si innestano i vari piani. La particolarità, come vedete, risiede anche nelle facciate che non sono in linea, ma sono appunto incurvate e sono in alluminio e vetro. Veramente una soluzione del tutto originale che per chi passa in Piazzale Valdofusi non sempre, insomma, ci si fa così particolare attenzione. L'edificio, come vi dicevo, fu appunto progettato nel 1964, ma realizzato poi soltanto nel 1972. È andato a sostituire un edificio seicentesco che, come anche al posto del grande piazzale, è stato distrutto dai bombardamenti del 1943. Ecco allora che, se vi capita non solo di passare, ma magari anche di entrare all'interno di questo palazzo, date proprio un'occhiata alla sua struttura architettonica che è veramente molto curiosa. Ciao!